L'ultima del 2016 in casa, mister, vittoria comunque sofferta contro una delle squadre più giovani del campionato, però erano importanti i tre punti per continuare questo trend. Hai detto tutto tu, praticamente era una partita molto difficile, lo sapevamo. A noi interessavano i tre punti, ci siamo riusciti, alla fine è andata bene. Cosa è successo nel momento della sostituzione di Galizia? Abbiamo visto il ragazzo molto arrabbiato uscire dal campo, imprecare forse contro di lei, battere i pugni sulla panchina, lei si è accorto di qualcosa o ha fatto finta di niente? Io non ho visto nulla, se avete visto voi. Visto e sentito. Seriamente. Anche non ho visto era nulla. In transagonista. Io sicuramente ero in transagonista, sicuramente. Tant'è vero che alleno da 15 anni e non sono mai stato ammonito da un arbitro. Mister Caneo, intanto complimenti perché la sua è una squadra che prova a giocare al calcio e spesso ci riesce anche in questa categoria, non è da tutti. Quindi insomma una sconfitta da commentare com'è. Sì, grazie per i complimenti, però c'è da sottolineare il fatto che anche oggi abbiamo fatto una prova incredibile, i ragazzi sotto il profilo dell'impegno, della determinazione, della volontà. Abbiamo fatto anche qualche bella giocata, abbiamo imbrigliato bene il gioco della Vastese, che si sa è una squadra organizzata, ordinata, con giocatori importanti. Però devo dire che questo risultato secondo me è stato condizionato da una decisione ingiusta. Io vorrei vedere il replay, vorrei vedere la situazione, ma secondo me tanto netto non è questo gol. Secondo me c'è una base di fuorigioco importante dove guardaline non ha segnalato, quindi noi oggi non abbiamo perso, non ci sentiamo perdenti e ci portiamo avanti questo punto morale che dà la squadra, ai giocatori una buona sensazione.